E ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono Gala. Come state? Spero tutto bene. Oggi, se mi vedete con i capelli bagnati, è perché andremo a provare insieme 3 hair trick per fare i capelli mossi in avanti. È una pettinatura che ormai sappiamo tutti è molto di tendenza, e infatti qui sotto nei commenti mi chiedete sempre quali sono i migliori hair trick per far sì che questa pettinatura venga al meglio, e oggi questo video risponde proprio a questa domanda. Mi raccomando, se questo genere di video vi è servito, lasciate un mi piace, commento e iscrivetevi al canale. Seguitemi su tutti i social di riferimento, Instagram, TikTok, YouTube ovviamente, e dove volete voi. Fatto sta che ragazzi, ho i capelli bagnati, quindi andiamo e partiamo. Il primo passaggio che dobbiamo fare è quello di andare a togliere tutti i nodi dai nostri capelli, quindi vi consiglio di prendere una spazzola simile a questa e andiamo a passarla appunto su tutta la nostra corona. Ovviamente non tirate troppo, non andateci troppo forte, anche perché i nostri capelli si staccano e noi cerchiamo di tenerli attaccati alla testa. Come ogni nostra pettinatura, andiamo ad applicare un termoprotettore. Il termoprotettore è quel prodotto che difende i nostri capelli dalle alte temperature del phon e quindi vi consiglio di applicarlo sempre, come sto facendo io, prima di ogni pettinatura. Andiamo a massaggiare bene, sporchiamo tutti i capelli. E ora entra in scena il nostro phon. Cosa importantissima, dobbiamo andare a dare una prima asciugatura all'indietro, così da togliere tutto il grosso dell'acqua, e diamo anche un movimento alle nostre radici verso il dietro, così che appunto quando poi li porteremo in avanti, la pettinatura rimarrà molto più gonfia. Una cosa importante che non ho detto, ragazzi, vi consiglio di impostare la potenza del phon a metà e il calore a metà, così da proteggere al 100% i nostri capelli. Una volta aver fatto questo, andiamo a dare un po' di corposità al nostro capello e in questo caso usiamo un pre-styling dell'Alpha Parf, che è un prodotto che ho già consigliato sul canale, è un prodotto che uso spessissimo. Fatto sta che questo prodotto appunto inspessisce un po' il capello, fa durare la pettinatura nel tempo e diciamo che migliora anche il risultato stesso della pettinatura, quindi questo prodotto diciamo che è fondamentale soprattutto per chi ha magari i capelli leggermente fini. Dopo che abbiamo fatto questo, andiamo a spettinare tutto in avanti. Guardate già quanto sono belli belli gonfi. Per andare ad aggiustare la nostra pettinatura, soprattutto nella zona dietro, vi consiglio di usare questa spazzola, ovvero la spazzola ragno. Questa spazzola la consiglio praticamente per tutte le pettinature. Se non sapete farvi determinate pettinature, questa spazzola sicuramente vi darà una bella mano. E ora vi faccio vedere anche come si usa. Il movimento che dovremo andare a fare è proprio questo, quindi dentini rivolti verso i capelli, giriamo verso il basso e andiamo a dare calore, prima su radice e poi su lunghezza. Quindi ora vi faccio vedere. Perfetto, ora facciamo anche l'altro lato. E così abbiamo già dato un po' di movimento verso il centro della testa e in avanti alla parte laterale dei nostri capelli. Ora, per andare a creare un bel effetto mosso anche nella parte dietro, vi consiglio di fare questa cosa qua. Dita larghe, phon senza beccuccio. Usate la potenza minima del vostro phon senza beccuccio e abbassiamo la testa e con la mano a dita larga andiamo a fare questo piccolo movimento qua, dando calore in mezzo alle dita. Ok, stavo controllando. E una volta aver fatto questo, andiamo a dare una bella asciugatura in avanti. Perfetto, ora è arrivato il momento degli hair trick. Ve ne farò vedere ben 3 per fare i capelli mossi. E ovviamente questi metodi si concentrano tutti sul ciuffo. Il primo hair trick che mi sento di consigliarvi e che uso sinceramente abbastanza spesso è quello di usare le dita larghe sul ciuffo, quindi come abbiamo fatto anche per la parte dietro, e poi andiamo a dare calore dal basso, quindi questo movimento qua. Vedete che l'effetto vi viene proprio stile fluffy hair, un capello mosso un po' con le punte rivolte verso l'alto, e penso sia anche l'effetto che volete voi, quindi questo metodo sicuramente è da provare. Ovviamente dopo che l'avete fatto bene per il ciuffo lo fate su tutta la testa, per la parte laterale del ciuffo la fate verso il centro della testa, quindi in questa maniera qua.
Il secondo hair trick che mi sento di consigliarvi è proprio questo, ovvero vi serve questo pettine qua, ragazzi, che si chiama pettine drago. Trovate sempre i link in descrizione per questi prodotti. Fatto sta che il metodo è davvero molto molto semplice. Basta semplicemente usare la parte dei denti larghi e appoggiarla sopra il nostro ciuffo e da qui andiamo a dare calore dal basso, quindi questo. E questo, ragazzi, è il risultato, ovvero un bello scivolone. Se no, anche un altro metodo molto figo con questo pettine è quello di andare a prendere i nostri capelli da sotto, girare verso il basso e andare a dare calore solo sulle punte. Ve lo faccio rivedere perché magari non si è capito. Mi metto più vicino così si vede meglio, si vedono anche meglio i miei brufoli. Giriamo da qua e vedete che vi rimangono le punte sul pettine e da qui dobbiamo andare a dare calore. E questo, ragazzi, è il risultato senza prodotti. Ora vi consiglio di applicare, prima di fare questi hair trick, del Sal Spray, penso che l'avete già visto sul mio canale. In realtà sarebbe da applicare su capelli semi umidi, eh. Ora vi faccio vedere come si dovrebbe fare in realtà con la spazzola normale. Quindi questa spazzola qua, ragazzi, vi consiglio solo questa, o la spazzola rotonda. Fatto sta che il movimento è veramente semplice, basta andare da sotto, dentini rivolti verso i capelli, giriamo verso il basso e andiamo a dare calore solo sulle punte. Da qui andiamo a spettinare tutti i capelli. E ragazzi, questo è il risultato. Ovviamente su questi capelli ora ci sono tre hair trick diversi, però tutti e tre i metodi che vi ho fatto vedere oggi sono perfettamente funzionanti e vi consiglio di provarli. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se uno di questi hair trick vi è piaciuto e se lo replicherete voi a casa. Mi raccomando, lasciate un mi piace, commenti, iscrivetevi, ci vediamo al prossimo video, vi voglio bene. Ciao!